Poi comunque con questo abbiamo inaugurato, secondo me, una serie di trasmissioni perché sei un personaggio molto importante che fino ad ora è rimasto nell'ombra, in Liberi.tv, ma da dietro le quinte hai dato molti consigli, hai sempre fatto molto per la web TV, per Liberi.tv. Tra l'altro diciamo pure che sei una dei soci fondatori di Liberi.tv, quindi sei un tassello fondamentale della nostra associazione telematica. Io volevo domandarti una cosa: tu hai visto molti personaggi di spicco della politica italiana uscire dal Partito Radicale e confluire in altri partiti più o meno liberali. Rutelli per tutti, ma vabbè, ce ne sono tanti altri. Cosa pensi di queste persone? E soprattutto ci dici qualcosa in più di Benedetto della Vedova che è uscito dal Partito Radicale e a cui tu sei, diciamo, legata da sicuramente simpatia e pensiero politico. Dunque, io sono amica di Benedetto della Vedova da molto tempo, ma questo non c'entra niente perché sono amica di tanti radicali e so fare la distinzione in campo politico. E a me nacque questa mia decisione, questo mio cambio di visione, direi nel 2002, quando Benedetto si candidò come segretario al congresso di radicali italiani contro Daniele Capezzone, e Marco lo distrusse in malo modo, e lì cioè, sono rimasto anch'io. Quel nulla è un errore enorme che lui ha fatto di valutazione tra i due personaggi, che non riconoscerà mai perché Marco è fatto così, però quello che so io, la stima che ha per Benedetto è grande, quindi, e lo dimostra, quindi mi basta. E io ho, come dicevo prima, un convincimento, e Benedetto è molto più moderato di me. Io tendo a volte sull'eutanasia a dire dai, facciamo, e lui mi dice dai, stai buona che non ci danno neanche il testamento biologico, però poi si espone, cioè combatte e pugnace. Ovviamente tu che come Liberi TV, il pubblico di Liberi TV ormai ti conosce, sei diciamo, coinvolta nell'area diciamo, liberale e libertaria che fa capo o faceva capo, adesso questo poi ci direi tu un pochino a Benedetto della Vedova, che ha avuto diciamo, anche lì una serie di, in questi ultimi anni di vicissitudini, di appartenenze diverse, se così possiamo dire. E ha seguito Fini, poi Fini adesso mi pare che era un pochino si era ritirato, però adesso che ci sta Berlusconi che sta in calo viene chiamato come opinion man parlando della decadenza di Berlusconi. Quest'area secondo te liberale, secondo te libertaria, liberale potrebbe trovare una casa in queste evoluzioni? Nel frattempo peraltro si è scisso pare anche definitivamente il PDL con Alfano che ecco appunto qua la regia ci agevola subito l'articolo in cui appunto compare Scelta Civica verso la scissione, stessa cosa per il PDL, insomma i liberali oggi dove potrebbero trovare casa secondo te? Andiamo, dipende dalla realtà di chi è liberale e da chi si definisce liberale, perché tanto che sentiamo parlare di liberali, ma in Italia c'è veramente poco, almeno per quello che è il mio convincimento. Secondo te il rilancio radicale passa attraverso che cosa? Io ho sentito delle proposte oggi per una campagna referendaria che a mio parere andava probabilmente fatta anche prima, se fosse stata. I referendum sono sempre stati la nostra arma.
e credo che alcuni temi come la riforma elettorale in senso uninominale maggioritario e il finanziamento pubblico dei partiti, l'antiproibizionismo, io farei anche una battaglia per le primarie che Marco in passato stoppò con grande decisione, che non era proprio convinto. Ricordo una compagna veronese o lombarda che aveva fatto questa lega per le primarie con scarso successo. Poi c'è un altro elemento che anche quello purtroppo per me non avrà successo, ma che mi pare una buona proposta, ed è quella di Emma Bonino, Presidente della Repubblica. Se Bersani avesse del sale in zucca e non stesse a fare i giochini che sta facendo col calcolatore e volesse fare politica, a mio parere dovrebbe ricordare la sua dichiarazione quando disse che erano fuori classe e proporla come Presidente della Repubblica. Stasera, io non è che sia una fine politologa, sono solo una persona che si è sempre appassionata di politica e ha visto e nota alcune cose. Poi magari domani c'è tutto, mi smentiscono completamente, però stasera io avevo deciso, da persona che vive normalmente, di andare a dar da mangiare ai amici della mia colonia, mentre porterò stivali. Io sono a 800 metri, qui piove e non è proprio esattamente una bella serata, però commentare quello che sta succedendo era troppo ghiotto, divertente se non deprimente, perché è tutto vecchio. Ci appelliamo al nuovo, vogliamo il nuovo, è tutto vecchio. Anche se non pare vero, Marco è un radicale tra i tanti, e insieme, senza i tanti radicali con le loro capacità, lei è Pallina che farà con me la trasmissione perché è in crisi, quindi portate, è radicale pure lei, dai. Direi di sì, l'ho trovata a Roma al momento di una raccolta, di una sistemazione di referendum, direi 10 o 12 anni fa, e l'ho portata a casa, quindi anche lei fa parte di quel gruppo. Comunque il discorso, per tornare a palla, è che nel Partito Radicale, lo devi chiamare come vuoi, nei radicali tu hai una grossa confusione, un grosso casino. Però sì, ma infatti è voluto. Marco, ho scelto questo, a mio parere, per un estremo atto di generosità e di liberalità. Lui ha permesso una galassia con la possibilità di fare un'infinità di cose in quattro gatti, perché siccome io un po' li conosco, sono sempre quelli che ruotano in tutte le battaglie. Però non so veramente come iniziare, è difficile davvero, perché non è facile. Comunque, cara Silvana, io voglio dire solo questo, ti voglio ricordare questo, che noi eravamo amici, ma non abbiamo mai avuto il piacere di incontrarci di persona, dal vivo, nel mondo reale. Ma se non fosse stato per Liberi TV che ci ha unito virtualmente, non avremmo, diciamo, abbattuto queste distanze chilometriche che invece ci hanno permesso di costruire qualcosa che difficilmente sarà dimenticato. Mi ricordo quando mi chiedevi o ci chiedevi un contributo per i tuoi amici, per i tuoi gatti, in tipico stile radicale, perché i gatti in casa tua trovavano rifugio, trovavano amore. E loro ricambiavano, da esseri speciali quali sono, con l'amore incondizionato che soltanto gli animali, i gatti, possono dare. Io credo fermamente che le persone vivono in eterno attraverso i ricordi di chi li ha amati,
o comunque perché in vita si sono distinti positivamente nella crescita di questo mondo spesso bistrattato. Nel mio archivio di ricordi, almeno quelli che in questo momento mi vengono in mente se chiudo gli occhi, ci stanno le tue espressioni colorite, del tipo «Cazzo!» oppure quando ti rivolgevi e parlavi di Benedetto, dicevi «Benedetto, Benedetto!» riferendoti appunto al tuo amico della vedova, che stimavi sotto il profilo politico e personale e che la tua voce, unica e inconfondibile, sottolineava. Di te, per chi ha avuto la fortuna di incontrarti, sono a disposizione le interviste, le chiacchierate fra amici, dalle quali si evince appunto il tuo spiccato senso morale e la passione civile. Ovviamente questo è un arrivederci, la prossima volta di persona, così da poterci fare quella famosa mangiata di funghi di cui tanto parlavi ed una bevuta di buon vino rosso, che però ovviamente porterò io personalmente. Io ti ringrazio davvero di tutto. Mi sembra giusto concludere questa nostra conversazione come quelle serali che facevamo con Skype. Spesso e volentieri a causa della linea cadevi e quindi sentivamo più o meno così: Silvana, 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 e Gianni dall'altra parte rispondeva: deve essere caduta, Donato, gna famo a richiamarla. E poi Donato, la nostra regia: Gianni, ci sto provando, ma non risponde. E Marco: vabbè, ha scritto che ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora. E poi c'era Giancarlo. Giancarlo rispondeva: anche io allora vado, domani ho una presentazione gastronomica. E poi io, che sono quello che magari cerca di sdrammatizzare, chissà che non abbiano le antenne di Radio Maria lassù, magari riusciremo a fare un'altra diretta. E Gianni, che è sempre quello più intraprendente: Donato, vedi che si può fare con i tuoi potenti mezzi. E poi Donato, che cercava di fare il pacere: Gianni, ci provo. A questo punto immaginatevi la scena, in un luogo imprecisato dell'universo o dall'altra parte, per così dire. Immaginatevi Marco, Pannella, e Silvana, la nostra Silvana Bononcini, che discutono fumando una sigaretta, e lui ovviamente il sigaro, del futuro del Partito Radicale. A questo punto, cari ragazzi, come sempre, ci vediamo domani, io vi do la buonanotte. Ciao Gianni, ciao Marco, ciao Giancarlo, ciao Donato, ciao Silvana, a presto!